Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio negozio, verso il mio posto di lavoro. Stamattina sono alla Pizzuta perché diversi cittadini mi hanno segnalato come nelle ultime settimane, io sono in questo momento in via Ozanam, stia la situazione sfuggendo di mano. Le piogge di ieri hanno accentuato un problema ben trascurato dall'attuale amministrazione comunale, che è appunto il deflusso delle acque. Io sono appena passato davanti a un laghetto che è appunto qua davanti alla cooperativa che è presente accanto al parco Ozanam. Ora sto girando perché ieri abbiamo nuovamente inoltrato delle segnalazioni di tombini che mancano completamente, mentre eppure mi dicono che c'è un'attività molto intensa da parte degli uffici, ma in realtà non è così. Vabbè, ne ho appena passato uno qua proprio in via Ozanam, ma mancano proprio anche le grade, non c'è assolutamente nulla. Ma c'è un controllo in questa città sulla sicurezza stradale? C'è qualcuno che si occupa? Prima di arrivare qua ho attraversato mezza città e ho assistito a questa bella installazione di piscine comunali un po' ovunque. In che senso piscine comunali? Eh sì, perché tutte queste piste ciclabili sono delle grandi piscine. Sono stato in via La Scala Greca, sono stato prima di via Monti, ora tra poco tornerò in via Monti perché voglio andare a fare un piccolo sopralluogo su questa famosa via Monti che adesso verrà aperta a doppio senso di maggio. In questo momento sono in via Professor Vittorio, se non ricordo male, che è la strada che poi arriva in via Le Pipoli, e qua effettivamente vi invito a stare molto attenti perché sulla destra nelle caditorie, nei tombini mancano completamente, saranno stati rubati. Eppure noi tempo fa avanzammo una proposta, quella di sostituire la realizzazione di questi tombini fatti in ferro, in lega con dei tombini di plastica dura. È stata accolta, devo dire, in molte zone, per cui nei marciapiedi è stata realizzata questi tombini in plastica dura. Ecco, qua ne manca un altro ancora, quindi situazione molto grave, perché se qualche bambino ci mette, manca non solo bambino, qua la situazione non riguarda i bambini perché sono proprio accanto al ciglio della strada, per cui è molto pericoloso. Ora si farà un'ulteriore segnalazione stamattina alla mobilità e trasporti, perché se qualche signora magari che è un pochettino distratta ci mette la ruota dentro, ma qua rischia anche di cappottare la macchina. Io tra l'altro sono in questo momento a 30 km all'ora, ma se becchi questa cosa qui fai un sacco di danni. Ma c'è qualcuno che controlla in questa città, oltre a chiacchierare, a fare annunci e quant'altro? Ma davvero siamo al totale sbando. Va bene, allora intanto tra qualche istante sarò in via Monti. Ieri ho fatto un post molto polemico. Io ho detto le cose come stanno, ovvero i lavori sono stati pagati dai privati, adesso i privati esigono che la strada venga fatta a doppio senso di marcia. Secondo me un errore, un tornare al passato che agevola sicuramente i residenti, per carità, io non lo metto in dubbio, però agevola anche gli incidenti, perché è una strada secondo me comunque non idonea. Allora, in questo momento sono in via Monti, hanno realizzato questo marciapiede che tra l'altro vedo che è fatto anche in maniera strana, perché un punto è più largo, un punto è meno largo, ed è solo sulla parte destra. La strada effettivamente è stata riasfaltata. Certo, nel momento in cui ci sarà il doppio senso di marcia, ovviamente l'attività commerciale avranno il loro ritorno, perché mentre prima possibilmente venivi disincentivato dal percorrerlo perché magari poi dovevi fare tutto il giro largo, adesso le persone possono andare e possono tornare tranquillamente. Un rischio per la sicurezza molto molto grave. Poi nel frattempo pongo una domanda, qua più avanti sempre in via Monti sono state realizzate queste piccole piazzole sulla destra, ma a cosa servono? Ma non è che per caso
questi slarghi sulla destra verranno utilizzati per metterci camion dei panini o roba del genere. Oddio, il dubbio è sempre più alto, perché abbiamo assistito negli anni fenomeni un po' strani. Oramai diciamo l'attività di ambulante che poi diventano fissi in questa città è stata totalmente sdoganata, per cui assistiamo ad attività di slow food, chiamiamolo così, o un po' vabbè, adesso vado in direzione del mio posto di lavoro. Vi voglio parlare del premio Vittorini. L'altro ieri, con un fulmine a ciel sereno, ho fatto il mio annuncio, ovvero mi chiedevo e mi chiedo ancora tutt'oggi come si faccia a spendere da parte del comune di Siracusa 15.000 euro per un premio che sinceramente sì, sarà importante, saremo alla 27esima edizione, però vorrei anche ricordare che di Vittorini in questa città, se tu vai a chiedere porta a porta e suona i citofoni e chiedi chi era Vittorini, un buon 90% non ne ha la minima idea. Di Vittorini ne parlava Dino Gattia, probabilmente solo grazie a lui che oggi si parla ancora di Vittorini in questa città. Vabbè, io potrei entrare nel merito, però voglio assolutamente evitare. Ritorno però all'oggetto, ovvero questi 15.000 euro, poi tra l'altro io non entro nel merito di come, poi ci sono tutte associazioni di categorie che stanno copartecipando, ho letto Confindustria, ho letto, se non ricordo male, non potrei anche sbagliarmi, associazioni importanti, probabilmente ci staranno anche loro mettendo dei soldi, ma così tanto costa realizzare un premio. Eppure io nel mio piccolo, noi nel nostro piccolo, come piccole grandi associazioni, abbiamo fatto vera cultura in questa città senza un soldo pubblico, e quindi capite bene che quando leggi determinate notizie ci rimane male, anche perché l'attuale amministrazione comunale dice che non ci sono soldi, poi in realtà però spende soldi in maniera molto quantomeno contestabile, perché io vorrei capire quali sono gli iter di affidamento di questi soldi, cioè in base a che cosa ad esempio vengono affidati questi soldini, vengono scelte le persone che parteciperanno, a cui verranno dati questi soldi, c'è un principio di meritocrazia oppure questi soldi vanno sempre ai soliti noti? Perché poi vedete, noi viviamo in una piccola città e basta che tu vai a guardare i palinsesti ti rendi conto che i personaggi sono sempre quelli lì e sono quelli che poi prendono soldi. Però noi attenzioneremo questo premio Vittorini, lo abbiamo fatto anche in passato con altre cose, come ad esempio un altro fenomeno qua c'è un'altra piscina in via della Scala Greca, un altro fenomeno tutto particolare è quello delle feste Archimedee, dove il comune di Siracusa sborsa ogni anno una valangata di soldi pubblici. Anche qui non si capisce né il motivo, perché comunque sia è un evento relativamente interessante, tranne sempre i soliti portatori di interessi che partecipano, e poi comunque sia non si capisce la meritocrazia, quale concorso di idee questi eventi il comune paghi e perché. E poi la cosa che poi mi lascia sempre interdetto è la modalità di accesso. Spesso troviamo che l'associazione X un mese prima fa richiesta di avere il contributo. In realtà il comune di Siracusa è regolamentato da un apposito regolamento sui patrocini e il regolamento non dice che questa è la procedura, quindi siamo, come dire, negli affidamenti diretti. Siccome noi vogliamo fare cose a norma, abbiamo le nostre idee, i nostri progetti, stiamo lavorando e presenteremo nei tempi giusti e in base al regolamento i nostri progetti, e poi vedremo un pochettino se l'amministrazione comunale sarà un'amministrazione comunale di tutti, ovvero che accoglierà tutti i progetti, ovviamente progetti etici, progetti sociali e progetti culturali, sicuramente almeno a livello di quelli che l'amministrazione comunale fin qui ha fatto, ha prodotto e ha pagato. Progetti de gustibus, direbbe qualcuno, secondo me dà un valore davvero in concreto, però
magari l'assessore alla cultura ha altre idee, ha un'altra visione della cultura che non è sicuramente apprezzata dalla stragrande maggior parte dei siracusani. Ripeto, faccio nuovamente il riferimento: se tu vai a chiedere in questa città, dove siamo arrivati al 26° premio Vittorini, chi era Vittorini, non ne hanno la più pallida idea. Evidentemente chi dovrebbe fare cultura in questa città non la fa a dovere, ovvero la fa solo rivolta a una determinata fascia di suoi followers. Va bene, sto diventando noioso. 50-22, codice estrazione di oggi. Si vincerà lunedì 11 settembre alle ore 20:15. Ci sarà un'estrazione sempre in diretta sul mio canale Telegram di un buono Amazon questa settimana da 10 euro. Beh, per chi volesse ricevere le mie offerte commerciali, basta mandare un messaggio WhatsApp al 347-1097-484. E qua, a meno che non ci sono, però in questo momento devo essere sincero, non ne mandiamo mai messaggi diretti, perché da circa una settimana non ci sono grandi offerte. I messaggi diretti li mandiamo quando ci sono gli errori di prezzo, quando ci sono le offerte quelle davvero immancabili, però non ce ne sono granché. Quindi come fare a seguirle? Seguite le mie storie su WhatsApp o su Facebook, anche se per fin qui su Facebook non siamo molto operativi, dobbiamo essere più veloci. Secondo me il modo migliore è quello di seguire le mie storie su WhatsApp, perché le vedete subito, siete veloci. Se siete veloci, cliccate sul link e potete acquistare quel prodotto, quell'oggetto, davvero molto spesso a prezzi molto bassi. Solidarietà alla signora che invia le proprie grotticelle sul marciapiede, gli hanno fatto la doccia, perché questa città abbiamo un sistema del deflusso delle acque piovane che, pur non piovendo da diverse ore, diventano delle trappole, anche perché poi tutti corriamo, tutti abbiamo premura, non ci rendiamo conto dei danni che possiamo fare con le nostre autovetture, ai pedoni che sul marciapiede camminano. Ma chi dovrebbe risolvere questi problemi? Non certo attuali amministratori comunali compiacenti che dicono sì a tutto, chiacchierano su tutto, ma poi in realtà abbiamo situazioni ormai che vanno avanti da anni, come via Lido Sacramento, no? Io ho letto diversi post dove siamo stati a Palermo, siamo stati a Roma, siamo stati qui, siamo stati lì, via Lido Sacramento non è cambiato una virgola. E poi la cosa bellissima è che danno la colpa sempre agli altri. Perfetto, prendi tu, caro assessore, ti vai a incatenare a Palermo, quando ottieni il risultato torni. E no, ma questo non è politica, questo per loro. La politica per molti amministratori è fare i programmi, le chiacchiere, faremo, diremo, vedremo. La precedente amministrazione ci ha fatto la fortuna, tant'è che è stata anche rieletta. Noi invece vogliamo risolvere le problematiche. La deiezione canina davanti al mio negozio, ieri diverse persone sono venute a trovarmi il negozio dopo che ho fatto un post. Ah, ma allora era la deiezione davanti al suo negozio? Sì. Non funziona questa città, non funziona. Ieri qualcuno mi ha scritto: ma sì, ma l'educazione prima di tutto, l'amministrazione non c'entra. Al contrario, l'amministrazione è la prima colpevole, perché io non finirò mai di dirlo: se tu sostieni che il proprietario del cane non deve raccogliere la deiezione canina, ovvero tu dici che la colpa non è del sindaco, puoi dire tranquillamente che il cane può fare il bisognino davanti al tuo negozio, davanti alla tua casa, e nessuno può dirgli nulla, perché è la stessa cosa. La colpa è di chi non sanziona, perché se tu fai una prima sanzione, addebiti le sue 300-400 euro a quella persona e quei soldi li ottieni comunque in maniera coatta, risolvi assolutamente il problema, perché altri non ci penseranno due volte, raccoglieranno immediatamente la deiezione, sapendo che ci sarà un'amministrazione che gli consegnerà a casa la sanzione, compreso di
analisi di laboratorio. Questa è la nostra proposta sul debellare le deiezioni canine, il problema delle deiezioni canine. È una proposta che già in realtà in molti comuni in Italia e in Europa. Io spero, qualcuno rumors mi dice che l'amministrazione comunale ci sta pensando, benissimo, sarà un ennesimo risultato. Io non ho bisogno di prendere meriti, io non ho bisogno di avere premi, io vivo del mio lavoro, a differenza di molti amministratori comunali che senza lo stipendio da amministratore non avrebbero di cosa vivere. Io nella vita mi occupo di altro, sono un segnalatore seriale, una persona che produce tutta una serie di progetti, di idee, di opportunità. Poi sta agli altri spesso coglierlo, come tantissime volte è successo. A me interessa migliorare la città, e se i nostri amministratori non sono in grado, non sono capaci, non hanno voglia, perché magari io capisco che molte delle cose che io propongo sono impopolari, non portano voti, io risolverei il problema degli abbandoni di rifiuti, come ho già dichiarato tantissime volte in 3 mesi. Ma queste sono scelte impopolari, poi questi qui non li votano più, questi soggetti, per cui verrebbe meno il consenso loro. Io appunto a quelle persone che non vanno più a votare ormai da anni, perché sono disillusi, sono stanchi dagli annunci, dalle diremo, faremo, vedremo. Tra l'altro poi coadiuvati dal fatto che non ci sono risultati. Viviamo in una città sporca dove da anni non si decespuglia. Adesso finalmente pare ci sia una variante nell'appalto in cui il gestore del servizio rifiuti adesso si occuperà anche di tagliare le erbacce. Ma mi pongo una domanda: ma 4 anni fa, quando Salvo Russo ha chiesto pubblicamente del perché tagliare l'erba fosse stato scorporato dall'appalto, perché non ha mai ricevuto risposta? Evidentemente gli affidamenti diretti in quei lavoretti fatti così a macchia di leopardo avrebbero dato dei contentini, avrebbero dato dei lavori ad amici degli amici. Adesso qualcosa pare si sia risolta, fin qui in verità no. Però bisogna anche essere realisti, ci vorrà del tempo, anche perché 3 anni di non decespugliamento della città non è che ne risolvi dall'oggi al domani. Ci vorrà probabilmente un annetto, nel frattempo l'erba cresce, nel frattempo poco o nulla fin qui è cambiato, sì, hanno decespugliato qualche via, però siamo ancora molto 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 lontani, ma perché? Ripeto, fin quando hai degli amministratori che chiacchierano, fanno gli annunci, faremo, diremo e vedremo, non cambierà mai nulla. Bisogna sbracciarsi e ottenere risultati e non le chiacchiere. Va bene, oggi molto lungo, molto noioso, sì, va bene, tanto. Buona giornata a tutte e a tutti a Salvo Russo. Ciao!